Ciao amici, continua il nostro viaggio alla scoperta delle penne che hanno un rapporto qualità-prezzo davvero invincibile. Oggi parliamo della Pilot 78G. Varrà veramente la pena? Risponde davvero a questi requisiti? Lo approfondiremo nel corso del video. Con la Pilot Kakuno si può giocare, ci si diverte, è una penna per tutte le stagioni. Con questa si fa già più sul serio. Il pennino è un pennino che comincia ad essere di quelli con una qualità diversa, con un'attenzione costruttiva certamente maggiore e quindi anche con delle sensazioni durante la scrittura decisamente diverse. Una penna, appunto, una penna che sfiora, ma non arriva neanche ai 30 euro. Ed ha tanta qualità, tanta capacità di fare il suo lavoro. Una penna instancabile, leggera, dicevamo. Materiali che certamente non sono tra i più pregiati, ma chi se ne importa. È una penna che serve proprio per quello, per essere infilata nel taschino, nella borsa, insomma, per averla sempre a seguito. Andiamola a conoscere un po' più da vicino. Come ci arriva a casa questa penna, questa stilografica? Eccola qua, con un cartonato rigido e un plexiglass sopra a coprirla. Forse non sarà l'astuccio più elegante, ma è funzionale e se vogliamo anche riporre la penna, si apre, si chiude e quindi funziona bene, fa il suo dovere. Ecco la penna, c'è qualcosa qua sotto, vado a vedere perché sono curioso. Ce la farà Marco Chiari? Ce la farà? Ce la farà? Trovo la garanzia internazionale, due righe di istruzioni e anche come si fa a funzionare questa penna. Già, perché vi sembrerà impossibile, ma in poco meno di 30 euro troviamo una penna con un converter. All'interno c'è un converter e anche di quelli belli con le sferette, che dopo andremo ovviamente a riempire. Ma andiamo con ordine. Abbiamo visto un imballo che non sarà forse dei più ricercati, ma poco ci interessa, è funzionale a quello che serve, lo mettiamo via e guardiamo la penna. La penna è la classica penna nera Pilot, forse. Appunto, non ci sarà uno sforzo per creare il design più innovativo o che possa discostarsi dalla produzione di altre penne, ma non è questo, diciamo, lo scopo, l'obiettivo principale. Una penna che presenta una parte finale, diciamo, arrotondata quasi a sigaro, dall'altra parte invece un pochettino più tozza. Non vi nascondo che si vedono comunque anche i segni dello stampaggio della resina. E beh, insomma, il prodotto è un prodotto che comunque, lo abbiamo detto, si colloca nella fascia di prezzo delle penne buone, ma diciamo da ingresso nel mondo stilografico. Ci sono le gradazioni principali, il pennino F e il pennino M. Ho scelto il pennino F, ce lo ricorda anche questo bollino che Pilot applica spesso alle stilografiche, anche quelle molto più prestigiose e importanti. Quello che c'è da rilevare è che comunque la penna ha tutto quello che serve. Ha delle finiture dorate, ecco qui il fermaglio, sul fermaglio c'è addirittura il logo Pilot, la scritta Pilot, e questi anellini, che in realtà non sono anellini, ma sono degli stampaggi che vengono fatti, perché questo invece della clip è un anellino. Sono degli stampaggi che però con il tempo ho notato che se ne vanno, si staccano un pochettino e si scolorano, insomma, bisogna starci attenti. È anche vero che stiamo parlando, ve l'ho detto, di una penna da una trentina di euro scarsi. Il pennino è già di quelli buoni, è un pennino buono perché in tutta la solita filosofia di queste penne giapponesi abbiamo la qualità di scrittura contraddistinta dai modelli base fino a quelli più importanti. Non è una penna, diciamo, così che strizza l'occhio anche un po' al divertimento e alla bizzarria come potrebbe essere la Kakuno, non è una Prera che già appare un po' più sofisticata, ma è una penna che fa benissimo il suo lavoro. E poi, come vi ho fatto vedere, caricamento, cartuccia o converter, le cartucce sono quelle Pilot, la penna è leggerissima, casca benissimo in mano, l'andiamo a vedere subito nella prova, non vi ho detto che il cappuccio è a vite e questo è ancora un elemento che ci piace molto.
L'ho caricata con un inchiostro che vuole diventare uno dei miei preferiti. Lo sto provando, ma ve ne parlerò presto in un prossimo video. E la nuova linea, scusate, la nuova linea, è nuova per me, la linea De Atramentis, ho scelto il colore ciano. Non è un blu, non è un azzurro, è un ciano ed è anche molto bello. Però prima di parlarvi dell'inchiostro, torniamo alla penna. Abbiamo detto un converter che è già un valore aggiunto, stringo l'inquadratura e andiamo a provarla. Il pennino è un pennino fine, Pilot. È un pennino che fa benissimo il suo lavoro, unito al peso leggerissimo della penna. E qui non mi permetto nemmeno di parlare di bilanciamento perché la penna è davvero leggerissima. È quel che si dice una piuma. Fatta per scrivere, farvi scrivere e non mollarvi mai, ma soprattutto non fare stancare l'utilizzatore. Sebbene il pennino, lo sto provando su una carta un pochettino ruvida, sentite, vi faccio sentire proprio lo sfregamento. È un pennino che non fa niente per nascondere la sua natura di pennino con la punta fine. È un pennino che però non si impunta, scorre benissimo, anche se vi fa sentire la carta. Lo provo su una carta più liscia. E qui le cose cambiano. Sta molto più a suo agio, lo si sente subito anche facendo proprio i primi tratti. È più preciso, scorre ancora di più, il tratto diventa ancora più sottile. Qui si può cominciare a fare davvero le pirouette, nel senso che possiamo decidere di utilizzare una calligrafia come piace, come la vogliamo fare, stretta, vogliamo fare allargata. Fa tutto quello che decidiamo di avere, soprattutto un controllo che, devo dire la verità, a me piace molto nelle penne stilografiche. Se vedete, se riuscite ad osservare, no, allora lo faccio qua, sto impugnando la penna anche nella parte un po' più alta, non nella parte bassa. Controllo, abbiamo detto, della, vedete qua, della stilografica. Questo mi consente comunque di scrivere in piccolo e anche insomma con una certa grafia. Significa che il peso della penna, perché vi ho detto non posso parlare di bilanciamento perché pesa niente davvero, però si scrive benissimo, la mano non si stanca, posso appoggiare, decidere di appoggiare il polso, il palmo, oppure addirittura appoggiare il gomito che voi non vedete inquadrato, e quindi dosare il peso e quindi anche alleggerirlo nella lunghezza della mia sessione di scrittura. Se devo appuntare per un'ora di seguito, è un po' come quando si sta seduti, ci si cambia di posizione, si accavalla una gamba, si scarica da una parte, si carica dall'altro. Lo stesso per questa penna, molto bella. Poi io non faccio mistero di essere un appassionato di questo marchio. Quello che colpisce, lo ripeto ancora una volta adesso, qual è? È che la qualità della scrittura, la qualità della scrittura la troviamo, come in altri brand, questo non solo in Pilot, tanto nelle penne da qualche decina di euro, se non ancora meno, fino a quelle molto più costose. E questo è senza dubbio importante. Diamo le pagelle anche alla Pilot 78G, l'estetica 7, beh sì, perché comunque resta pur sempre una penna curata nonostante il prezzo, anzi si presenta anche meglio di penne che costano qualche euro di più.
I materiali, di conseguenza, per quello che abbiamo detto, non vanno oltre il 7. Sono però fatti, è vero, in economia, ma durano, e se qualche striscio li pregiudica un pochettino perderà forse la lucentezza, perderà forse quella parte dorata, però stiamo parlando di un buon materiale. L'ergonomia è 8, forse avrebbe meritato anche qualcosina di più. È una penna leggera, quindi sappiamo che l'ambito non sarà quello calligrafico puro, ma è una penna che nasce per scrivere. Il fatto che possa scrivere anche in ambiti più contenuti, come le agendine, le fa prendere qualche voto in più. Il pennino 7, sì, buono, lo abbiamo detto, ma non si fanno i miracoli. Il prezzo 9, il rapporto qualità-prezzo di questa penna assolutamente è encomiabile, una penna da provare. Come al solito la trovate da Gold Pen e come al solito per tutti gli iscritti al canale e gli amici di Marco Chiari un trattamento di sicuro molto molto vantaggioso. Ciao a tutti amici, vi aspetto ai prossimi video.